Benvenuti amici amanti dei libri in questo mio piccolo angolo di lettura. In questa nuova rubrica intervista al lettore darò voce ai lettori dei libri di autori emergenti. Oggi ho il piacere di avere qui con me come ospite Enza Luccese, lettrice e amica dell'artista Ketty La Rosa. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, sono felice di essere qui e poter parlare del libro di Ketty La Rosa, che è mia amica. Anche lei, come Ketty La Rosa, dipinge e tra l'altro l'ha pure omaggiata con un ritratto. Quindi suppongo che la vostra sia un'amicizia affine, ricca di sensazioni familiari fra di voi, ecco. Questo l'avrà portata ad annunciarle fra le prime persone della sua intenzione di pubblicare il libro. Le chiedo di raccontare quel momento quando le ha parlato del libro, La Grande Onda. Mi ricordo che Ketty me ne ha parlato e già da un pezzo, logicamente, perché per la stesura si è impiegato un po' di tempo. E mi ricordo il suo entusiasmo, mi ha detto che aveva trovato una casa editrice che le piaceva, con persone che le erano molto simpatiche, perché lei è come me, se non troviamo persone affini non riusciamo a fare le cose. E mi ha raccontato che stava per iniziare questa sua avventura nella stesura di un libro di poesie insieme a dei dipinti che erano un po' suoi e un po' ha chiesto a colleghi artisti per aggiungere pure loro. Penso che ognuno di noi che scrive e dipinge avrebbe il piacere di poter fare un libro per lasciarlo poi ai figli, ai posteri, a chi resterà dopo. Ma mi domando, come ha trovato questa novità di unire queste due forme artistiche, la pittura e la poesia? Cosa ha pensato a impatto quando l'ha saputo? Devo dire che per me non è una novità, perché uso la stessa tecnica io, tecnica nel senso che dipingo e poi mi scrivo la poesia che sento in quel momento ispirata a quello che ho creato prima. Sì, perciò la trovo una bella cosa. Credo che in pochi possano farlo, perché vedo che intorno non ci sono molti artisti che usano questa tecnica, questo modo di fare. Sia io che Ketty a volte regaliamo i nostri versi ai nostri colleghi artisti sotto i loro dipinti che ci ispirano mettiamo delle nostre poesie create al momento, ecco. E perciò quello che ha fatto Ketty è molto bello, sì, lo condivido. E data questa sensibilità innata, mi domando qual è stata la poesia che l'ha scossa emotivamente e cosa nel dettaglio l'ha suscitato, ecco, cosa l'ha accompagnata anche nella lettura. Ecco, la poesia, sono tutte belle le poesie di Ketty. Non posso dire che ce ne sia qualcuna che non mi sia piaciuta o che possa essere trascurata, no, assolutamente. Ma quella che proprio ho trovato mia è Vestiti d'amore. Amore come cotone leggero, sai di aria di aquilone, amore come la seta fresca. Come brezza di mare, scivoli sul mio cuore, come miele non fai rumore, amore come velluto, carezza di petalo di fiore, vestiti d'amore, di silenzi e parole, sboccia la passione, siamo attimi d'eterno nel giorno che non muore. Se invece dovessimo parlare dell'arte pittorica di Ketty La Rosa, come la potrebbe spiegare questa sua arte? Cosa direbbe? Sì,
Katie La Rosa ha un modo molto particolare di dipingere. I suoi dipinti suscitano sempre delle emozioni, perché lei è una che dipinge quello che sente e attraverso la pittura raffigura delle cose che vorrebbe dire con le parole e invece lei le mette attraverso il pennello sulla tela, ecco, o con i colori, dipende che cosa ha deciso di usare, che tecnica usare, però comunque lei è una persona molto istintiva. Quando io vedo i suoi dipinti riesco a coglierne il significato, quello che lei ha voluto dire attraverso quello che ha raffigurato, sì. Non so se lei è informata sul fatto che a breve pubblicherà il secondo libro, è Sì. sempre ispirata da questa arte Sì. pittorica e anche poetica. Sì, lo so. Perfetto, quindi sarà rimasta piacevolmente sorpresa del fatto che in questo suo secondo libro l'ha omaggiata con una poesia dedicandola, ispirata dal suo dipinto Olio su tela, Magico Tramonto. Ho la poesia che lei ha scritto, che è profondamente quello che io ho voluto trasmettere attraverso, anche se non gliene ho mai parlato, perché quel dipinto, Magico Tramonto, è un momento mio personale. Sono stata in quel posto, è un posto vicino casa mia, che amo tantissimo. Infatti quel posto l'ho dipinto in vari momenti della giornata. È sempre quel posto nel cuore, non so cosa mi suscita, ma mi suscita tante emozioni. Ma non ho mai parlato a Chetti di preciso, Wow. ho provato e perché ho dipinto quel posto. Ma era una sera normale, sembrava normale. Stavo passeggiando con mio marito e ad un tratto invece mi sono resa conto di quel paesaggio. Ma era meraviglioso quel tramonto, non era un tramonto uguale agli altri, non c'era tanto rosso, non c'era tanto arancione o giallo come di solito avviene nei tramonti, ma era un tramonto con colori molto tenui che ha preso il mio cuore in una maniera tale che ho fatto la foto e subito l'ho messa sulla tela e lei ha scelto quello. Wow. Attraverso le parole della poesia ho capito che lei Colto. ha captato quello che io ho provato in quel momento, quando ho visto quel paesaggio e quel tramonto così particolare. È bello comunque sapere di questa complicità e sintonia che c'è tra di voi. E mi domando se anche lei, data questa innata capacità di unire queste due forme d'arti, anche lei creerà, come ha fatto Ketty La Rosa, un suo libro dedicato all'arte poetica e all'arte pittorica. Sì, questo è il mio desiderio e spero di farcela, di trovare pure io chi mi suscita quella fiducia per andare avanti in questo progetto, perché è un progetto che ho già da un bel po', ne ho parlato anche con Chetti e credo che presto, spero che presto pure io possa dire che sto per fare questa cosa che tanto desidero fare. Lo auguro tanto pure io, perché comunque è Grazie. una novità in questo campo, a mio avviso, ed è un qualche cosa che aiuta tantissimo, anche il lettore. Al giorno d'oggi con internet manca un po' quella fantasia che in questa forma d'arte, in questa forma di scrittura, aiuta tantissimo, soprattutto i giovani, a elaborare di mente. Quindi serve tantissimo questa tipologia di libro. E una mia domanda è per concludere, perché appunto consigliare il libro di Ketty La Rosa, La Grande Onda?
consigliare il libro di Ghetti La Rosa per me è importante, perché attraverso i suoi scritti, attraverso le sue poesie, lei comunica proprio quella grande onda che c'è dentro il suo cuore, dentro la sua anima, dentro la sua vita. Quell'onda travolgente, perché chi sta vicino a lei si rende conto che Ghetti travolge con i suoi pensieri, travolge però in senso buono, voglio spiegare, perché comunica un entusiasmo, una gioia, un modo di trasmettere le cose che non è comune, ecco, non è comune quello che lei trasmette attraverso le sue parole. E oggi, come diceva poco prima lei, è importante che i giovani imparino ad amare l'arte sotto ogni forma, perché anche attraverso l'arte, secondo me, i ragazzi, amandola, possono vedere la vita in un altro modo. C'è troppa bruttura in questo mondo e l'arte è una cosa meravigliosa che può educare a vivere meglio. Questo è il mio pensiero. È vero, anche perché io so che questa forma di arte, che sia pittorica, che sia anche poetica, anche la musica, viene usata tantissimo per la rieducazione di un soggetto, anche nelle prigioni, e quindi perché serve anche a ritrovare la calma, la pace interiore. Secondo me c'è poca informazione intorno a questo argomento meraviglioso. Sarà che io amo l'arte in maniera particolare e nella mia vita l'arte ha portato un aiuto in certi momenti un po' tristi, però io attraverso le pennellate o la scrittura, perché ho sempre scritto da piccola, da bambina, ho fatto le mie prime poesie e ho sempre disegnato e poi dipinto da più grande, diciamo, e questo mi ha aiutato molto in certi momenti. Io quando prendo la penna nelle mani per scrivere è come se qualcosa scarica dal mio cuore e mi sento meglio. E la stessa cosa provo con i pennelli. Quando mi ritrovo davanti a una tela bianca da sporcare, dico io, per dipingere, quello per me è un momento magico pure, un momento che mi dà qualcosa che io, se dovessi spiegare con le mie parole, non posso spiegarla, è una cosa troppo forte. Veramente la ringrazio di essere stata qui con noi, anche a nome di Ghetti La Rosa, e quindi per aver partecipato a questa rubrica Intervista al Lettore, che è una new entry, ecco, per far conoscere meglio appunto gli autori emergenti. Quindi la ringrazio e magari chissà un domani invece intervisterò Ghetti La Rosa per parlare dei suoi scritti e dei suoi dipinti. Certo, grazie a Ghetti per aver pensato a me e grazie pure a voi, a lei, per la sua gentilezza e squisitezza nel farmi sentire a mio agio.